Perché gli animali non vengono qua dentro? Potrei pensare di ampliare la nostra costruzione. Cibo per noi ce n'è. Arriva un mercante, un rifugio per gli animali. L'albero di mele è stato piantato. Adesso mi fai un altro piano. Ho un nuovo arrivato. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questa nuova serie dedicata a Going Medieval. Dedicata a Going Medieval. Visto che abbiamo raggiunto appunto i like che vi avevo chiesto per continuare questa serie, andiamo avanti. Se continuerà a piacervi, ci gioco volentieri. Quindi, stavo guardando il nostro caro Richard che si sta mettendo a pescare, cosa che porterà... Ah, guarda che c'ha già 4 trote. Bravo Richard. Qui è cosa abbiamo raccolto. Barleiera, orzo, se non sbaglio. Qui insomma ci sono un po' di raccolti da mettere via. Qui ho messo il fieno per gli animali, ma gli animali ancora non ci sono. Perché gli animali non vengono qua dentro? Devo dirgli quali portare forse, o se ne sono andati tutti, impossibile. Beh, questa cosa degli animali non l'ho mica capita. Abbiamo le pecore qua. Chi è che si deve occupare di portare dentro? Proviamo a dare il comando a Dwight. Roping goat. Ah, no pen. Dice che non c'è nessun recinto disponibile, cioè no, nessun pen, che è questo. Ma in realtà io l'avevo... In realtà c'è, perché dice che non c'è? A meno che non lo ritenga finito perché manca questo. Potrebbe essere, creiamoci l'ultimo pezzo. Che deve fare angolo però. Così, ma girati, ok. Vediamo se finiscono di costruirlo. Dovrebbe... funzionare. Vediamo un attimo se è vero. Dunque, dicevo nello scorso episodio, nel proviamolo, che mi aspetto degli attacchi, visto che insomma la dinamica del gioco sembra essere molto simile a Rimworld, come già detto. Vedo della nebbia intanto. Insomma, dovremmo difenderci. Dwight, ce l'hai un'arma? Inventario. Sì, a te ti ho dato l'arco. A Maud un altro arco. E a Richard la lancia. Stavo pensando mentre montavo lo scorso episodio che lo scudo potrebbe essere in realtà da associare non alla lancia, che effettivamente è un'arma a due mani, ma ad una spada. Nel caso avessimo delle spade. Ah, vedi, adesso controllavo. Maud adesso sta portando l'animale nel recinto, perché il recinto è completo. Va bene, quindi funziona. Anche qui funziona come Rimworld. Dicevo che la spada non l'ho vista. O magari l'hanno messa chissà dove. L'hanno messa qui? Sì, l'hanno messa qui. Adesso provo a fargliela prendere. Dov'è Riccard? Quando finisce di portare la pecora nel recinto. Bravo Riccard, dove stai andando? A mettere via. Aspetta. Equipaggialo. E poi gli dico di equipaggiare anche questo. Scudo preso. E adesso equipaggia la spada anche. Vediamo se... Ah no, vedi che lo lascia giù. Porca misera, quindi uno per forza, uno alla volta per forza. Ah, sta facendo cambio. Ok. Adesso prendi anche questo. Ah, ci sta già lavorando, dice. Quindi la spada va con... No, non è vero, la sta mettendo via. Ma scusa, che senso ha che tu hai la spada? Equipaggialo. Oh, vedi che così ha senso. Ok, la spada va con lo scudo, allora, ha senso. Mentre questa qui, essendo a due mani, naturalmente non è compatibile con lo scudo. Adesso ho colto meglio. A volte riguardarsi giocare svela delle cose che di primo impatto non si colgono. È il vantaggio di avere un canale YouTube, direi, perché mi riguardo giocare e noto cose che magari durante la partita, dovendo dare attenzione a diverse cose, magari mi sfuggono. E quindi, allora, abbiamo a questo punto due pecorelle, un maschio, credo, visto che c'è la M, e questa è femmina, esatto qua. Vediamo se è già incinta. Log, no. Non mi dà nessun tipo di indicazione da questo punto di vista, quindi o non è incinta o non me lo dice. Ma secondo me se fosse incinta me lo direbbe, quindi probabilmente non è incinta. Aspettiamo un po', magari fa altre pecorelle. Poi questo cos'è? Barley, ok. Questa è l'erba alta per farci il fieno, ma direi che ne abbiamo. Chissà se anche loro mangiano, se le pecore mangiano il raccolto o no, o mangiano soltanto da qua. Andremo a controllarlo. Questo cos'è?
Ah, questo qua procura i bastoncini. Va bene. Qui abbiamo dello sporco. Boh, prendiamolo. Qui ancora flex, ok. Questo albero per il momento posso lasciarlo lì. Velocizziamo un secondo. Qua andiamo un pochino più veloce. Vediamo se possiamo ricercare qualche cosa. Dov'è la cosa di ricerca? Qua, ricerca è qui. Terraforming, ok. Ah, adesso capite cosa servono i libri. Più libri faccio e più posso utilizzarli per sbloccare le ricerche. Adesso ho capito. Quindi per fare per esempio il letto di infermeria mi servono 45 libri. Oh, adesso ha un senso avere i libri. Non capivo proprio. Fammene 50 allora. Vai. Così mandiamo avanti questa cosa. Tanto loro stanno mettendo via tutto. Bravi ragazzi. Mi stavo domandando adesso se gli animali non avessero bisogno di un riparo. Vediamo un po' se mi dice qualche cosa. Appetito. Combattimento addirittura. Cibo qui la fame. Non me lo dice questa cosa. Vediamo se mi dà posti dove farli dormire. Ma non mi pare. Oh, c'è un braciere e una torcia. Qua effettivamente serve un po' di luce. Mettiamoci una luce qui nell'angolo. Qua tutto buio, poverini. E anche fuori ci metterei una luce. Qui e qui. Poi il braciere cosa serve? Contiene la brace naturalmente. Ma mi permette di cucinare? Non credo. Però è bellino da avere. Mettiamolo qua, magari scalda. Boh, io costruisco tutto. Poi vediamo a cosa può servire. Potrei pensare di ampliare la nostra costruzione. Visto che qua con la rotellina del mouse, se non sbaglio, con il control forse. Sì, posso controllare, ecco, la profondità delle cose. Che bella sta cosa. Posso costruire dei piani superiori. La roba religiosa l'ho fatta. Ah, però qui vedo il mercante. La pira. Ah, questo qua per bruciare i cadaveri. Va bene. Un segnale, non so cosa, ma il mercante... I mercanti si fermeranno qua probabilmente. Va bene, dai, costruiamo la bancarella. La mettiamo qua? Mettiamola qua. Quindi ha senso che arrivino dei aquili e trappole. Bello. Le zone. Ok, l'ho già viste tutte queste qua. Quindi quando arriveranno i mercanti, molto probabilmente si fermeranno qui la bancarella a mercanteggiare. Ha senso. Qui non ho abbastanza risorse per fare il mangime. Di cosa hai bisogno? La paglia. Allora raccogliamola la paglia. Guarda qui. Tall grass. No, però solo quella pronta. Vai, prendila. Tagliamo anche questa. Sarà un po' bagnata adesso che piove. Piove tantissimo, tra l'altro. Tagliamo tutto il fieno, che facciamo il mangime per i nostri cari animali. Poi invece il cibo per noi ce n'è. Cibo per noi 10 su 10. Ok, quindi abbiamo fatto. Vediamo se posso produrre altro. No, 1000 è l'unica cosa che posso fare. Quindi con la ricerca, teoricamente, qua dovrebbe darmi accesso ad altre cose. Vediamo cosa possiamo sbloccare. Armi di legno, interessante. Cartografi, non lo so. Questa è la forgia, interessante. Strutture difensive, questo servirà. Oh, ragazzi, ci sono un sacco di cose da sbloccare. Ice making, addirittura il ghiaccio. Balestre, molto bello, molto bello. Ricerca 2, ok, quindi direi come cose principali. Queste per fare discese. Ah, ecco qua i letti, guarda qua. Sì, sbloccherei un po' di furniture, cioè un po' di arredamento. E anche i letti i letti per l'infermeria e sicuramente i vestiti. Quindi queste qua sicuramente sono le cose che andrò a sbloccare per prime. E intanto abbattiamo un po' di alberi morti, che tanto se sono morti ci prendiamo la legna, che non la legna ci serve. E facciamo anche un po' spazio, perché appunto questa base potrò espanderla non solo orizzontalmente ma anche verticalmente. L'unica cosa che guardavo che ce l'ho la scala, dicevo non ho la scala, in realtà la scala c'è. Oh, madò che spavento. Arriva un mercante? Ok, devo selezionare col destro, va bene, ok.
C'è un viaggiatore da solo. Ok, sta arrivando un mercante, quindi dove sta? Uno dov'è? Due, posso reclutarlo? È lui? È lui. Henry! Ciao Henry. Sei reclutabile? Inventario, vediamo un po'. Generali, non ha dolore. Ok. Vediamo se lo facciamo parlare con qualcuno. Chi è che ha la skill corretta per parlare? Aspettate che metto in pausa. Cosa devo guardare? Direi speechcraft, cioè la capacità di parlare. Dwight non è male, solo Dwight, quindi Dwight può parlarci, va bene. Che sta andando anche a costruire il mercato. Bravo Dwight. Vediamo se lo fa in fretta, se no ti faccio parlare subito con lui, guarda. Ah, che velocità Dwight. Guarda Henry, pronto pronto per mercanteggiare con noi. Sta facendo tardi però, dai, parla con lui. Tanto costruiscono anche le braciere. Oh, madonna quanta roba che si apre. Sì, va bene, penso di riuscire a cavarmela. Allora, questo siamo noi e questo è lui. Potrei vendergli l'alcol, ma direi che ce lo teniamo. Lui ha da vendere il... Oh, un albero di mele, che non ho visto in giro. Lo comprerei, compriamoci un albero di mele. I semi di beet sono tipo barbabietole, che non ho visto. Prendiamoceli. Carote. Oddio, questi ce l'ho tutti però. Gilly... Ah, un gatto. Ah no, gatti, un gatto è mio, glielo potrei vendere io ma no. La paglia gliela potrei vendere io ma no. Lui mi darebbe le erbe e junket che non so cosa sia. Ah, una sorta di cibo. Ok. Fatemi controllare se ho la beat intanto. Cancella un attimo. Cosa ho seminato io qua? Cabbage ce l'ho. Questo non c'entra, flax. Faccio prima fare così, guarda. Cabbage ce l'ho, flax, barley, red currant... Birch tree, field, ok no, quindi non ce l'ho quei due, allora le compro. Mele e l'altro. Dwight, riparlaci per favore col tizio. Ok, adesso che ho controllato ti confermo che vorrei le carote, che non ce le abbiamo. I semi di barbabietola, il seme di mela. Quanto glielo paghiamo con tutta questa roba? Due monete? No, io ho due monete 19. Davvero? E allora gli vendo anche qualcosa, magari ci guadagniamo qualcosina. Ma sì, diamogli un po' di pelle. Secondo me potrebbe farsi, ne abbiamo 74, giusto? Così ci dà lui, 6, ci dà lui 4 monete e 60. Vediamo se accetta. Acquisto questo e gli dai questo, sì, accetto. Oh, molto bene. Abbiamo guadagnato delle monete pure, giusto? Molto molto bene. Questo scambio mi è piaciuto. Allora direi che qui facciamo una zona adibita alla coltivazione di carote, che non le abbiamo ancora fatte. Le carote, le beet, che se non sbaglio sono barbabietole. Oh, nessuno ha la skill necessaria per fare le beet. Vabbè, imparerà. Phil, questo qua dov'è la mela? Eccolo qua. Mela ne ho soltanto uno. Direi che qua va bene. Vediamo come si comportano. Tolgo questo albero però che mi dà fastidio la visuale e anche questo. Così almeno vedo bene cosa c'è qua. Mi rimane il dubbio se dovrei fare un rifugio per gli animali, eh. Io glielo metterei anche, però non so se ha senso questa cosa. Prova a farglielo. Piccolo piccolo, vediamo se lo gradiscono o no. Così. Provo. Proprio elementare. Così, così. E il pavimento in legno? Anche no. Il tetto sì, però. Non me lo fai? Non ho capito perché se non me lo fa proprio o se mi diceva solo che manca materiale. Nel caso gli faccio raccogliere il materiale, vediamo se lo fa. Vediamo se funziona, se serve glielo lascio, altrimenti glielo tolgo proprio. Harry, c'è altro che posso fare per te? Questi dormono. Vediamo se mi indica la temperatura interna qui. Dovrebbe. Sì, inside 12 gradi, pochino, fuori 6. Quindi questo effettivamente scalda, 14,2. A meno che ci allontaniamo da questo, giustamente. Le finestre si possono chiudere? Eh sì che si possono chiudere, chiudi. Vediamo se migliora la temperatura chiudendo le finestre. Questo fa calore, vediamo un po'. 12,3, 9,3, sì, forse sì. Va bene, interessante questa cosa del calore. Qui 10 gradi, al sole di più. All'ombra di meno. La temperatura è fatta molto bene. Tiene conto di diverse variabili. Interessante, interessante. Oh, che bella la visuale delle pozzanghere dopo che ha piovuto.
Oh, la grafica è meno peggio del previsto. Dwight, bravo, prendi il fieno che ci serve. Chi è che deve coltivare qua? Chi è che se ne doveva occupare? Jobs, non l'ho detto a nessuno, quindi non lo fa nessuno. A chi lo faccio fare, Gro? Direi... Ricard è bravo in questa cosa, a 12. Lui è 7, lui ha 1. Direi che tu non lo fai, tu cucini che vai bene. Tu sei bravo, vai, coltiva. E a te cosa ti faccio fare, Mod? Tu sei bravo a minare, molto bravo a minare. Però ti piace cucinare. E ti piace prenderti cura degli animali, va bene. Tu ti prendi cura degli animali che ti piace. E cacci anche, va bene. Per il resto tutti fate tutto, ragazzi, perché qua per il momento serve ancora l'aiuto di tutti. L'albero di mele è stato piantato molto bene. Spero faccia altri semi così possiamo espandere la coltivazione. Raccolgo tutto quello che è pronto, che ci servirà. Questi sono secchi, li tagliamo proprio. Chi è che si deve occupare della ricerca invece, che non lo so? Gli piace farlo a Mod 18, 12 e 0, quindi uno dei due. Considerando che tu ti occupi... Allora, lui ha una capacità inferiore, però è interessato. Oh, bravissimo. Abbiamo una ricerca disponibile, adesso la facciamo. Stavo guardando che la stellina dovrebbe significare che impara più velocemente, perché è di suo interesse. Vediamo se è vero. Sì, ha una passione, quindi guadagnerà 2,5 esperienza in più. Allora, Mod, visto che ti piace ricercare, fallo tu. Non ti occupi degli animali, però se ne occupa l'altro, sennò non è che puoi far tutto tu, insomma. Invece a lui piace costruire, quindi glielo facciamo fare lui, a Ricard. Va bene, per il momento direi che va bene così. Dicevamo, abbiamo una ricerca disponibile. Ci fa fare o appunto i mobili, oppure la fermentazione, che probabilmente ci darà accesso a qualcosa di utile. Dai, facciamo l'arredamento così sblocchiamo diverse cose. Quindi ci ha sbloccato cosa? Il letto, la libreria, sostanza. Cosa è successo? Ah, se ne sta andando al mercante, va bene. Il portaarmi e la sedia di legno, interessante. Va bene, allora facciamo una cosa. Se mi fa fare la scala, gli faccio un piano di sopra. Oddio, potrei anche farlo un altro momento il piano di sopra, oggettivamente. Potrei tranquillamente espandermi di qua, fare la camera di qua. Sì, se n'è andato, va bene. Fatemi ragionare un po' su questa cosa. Se faccio la scala, quanto mi occupa? Beh, infattibile la scala però, eh. Allora, questo lo spostiamo. Lo spostiamo e lo mettiamo... Ah, mi fa solo rimuoverlo, non mi fa... trasferirlo. Ok, allora fammi una copia e... Ma no, cosa fai? Va bene, fammi un'altra cosa qui. E mi fai invece la scala di qua. Dovrò togliere il tavolo da là, ma vabbè, ce lo toglierò. Ah, vedi, non posso farlo perché c'è in mezzo questo. Hai ragione, Ciccio. Come faccio a... Non mi fa selezionare quello che voglio selezionare. Ah, è questo che voglio selezionare, tutto quanto insieme, me lo fai prendere? Va bene. Me lo sposti, me lo trasferisci. Ma per il momento fuori, poi lo rimettiamo dentro. Ok, l'ha spostato. Adesso ci facciamo una scala. Così? No, non può, perché? Ah, perché c'è il mannaggia a me, perché c'è questo. Giustamente, c'è il tetto, mi dice cosa stai facendo? Non posso mica metterci la roba che c'è il tetto. Hai ragione anche tu. Decostruiscilo. Posso farlo? Così. No. Non posso dargli un comando unico per distruggere le cose? Temo di no. Ah, sì. Intelligente questa cosa. Ho detto distruggi e mi dice cosa distruggo? Solo il tetto. Solo il tetto, che ci facciamo un altro piano, guarda. Ok. Bene. Adesso mi fai un altro piano. Anzi, prima mi fai la scala. Così. E sopra mi fai un piano di legno. Così. Bravissimo. I muri, naturalmente. Così. Così. E così. È strana questa visuale, ma vabbè. E poi sopra il tetto. Di nuovo. Molto bene. Tolgo il tetto. Ok. E poi con la rotellina e il control vado in su e in giù. Bella sta cosa. Questa cosa mi piace. Non sa cosa fare, Ricard.
ma ti ho dato una casa da costruire, secondo me puoi farcela. Forse manca legna però, fatemi controllare dov'è che ho le risorse qua. Effettivamente non vedo legna. Va bene ragazzi, buttate giù un po' di alberi. Vai, distruggete tutti gli alberi. Cominciamo da quelli morti, poi vediamo se espandere la selezione. Ok, le selezionate un po', va bene. Intanto, ah, si è marcita la carne. Questa qua, credo. Non l'abbiamo mangiata in tempo. Vabbè, pazienza. Vuol dire che ne avevamo troppo. Allora, io qua gli ho fatto la casa alle pecore, ma secondo me non gliene frega proprio niente. Ci farò caso alla prossima notte, vediamo se le usano, se la usano, altrimenti gliela tolgo. Più che altro non è tanto per l'estate, ma per l'inverno. Nel caso arrivi l'inverno, come gliela gestisco sta roba? Boh. Continuo la mia lotta contro gli alberi morti. Li taglio tutti. Qui stanno andando avanti a costruire, molto bene. Guardo la ricerca per capire se magari le strutture per gli animali sono da sbloccare in qualche modo. Preserving food, qui sarà per contenere il cibo. Ma guardavo nella ricerca ma non vedo niente dedicato agli animali, a meno che sbagli a guardare, ma secondo me gli animali non sono una priorità in questo gioco, che mi può anche star bene. Ah, ma qui manca un tetto. Ah, non fa il tetto perché manca il... Ma porca miseria, manca un pezzo. Facciamoci la porta, allora. Ah, aspetta che c'è... Bandor, sì che c'è. Allora, c'era. Aspetta. Basta fargli quella giusta e si trasforma in una... Questa con la grata. Tipo... Ah, per il prigioniero? Interessante. Facciamo questa qua per... Per la stalla. Quindi posso scegliere anche qua se farlo diversamente il tetto. Va bene, facciamolo di paglia. Non lo fa ancora, credo, perché manca la parete. Va bene. Fatemi esplorare questa cosa, allora. No, le mura si possono fare di argilla o di pietra. Ok. Questo solo così. Il pavimento posso farlo di wickler, che cosa sono, bastoncini. Di pietra o pure con le grate. Oh, questa qui è del tutto una prigione. Dice per drenare e ventilare. Che ha senso, però ha più senso che ci sia una prigione. A proposito, non ho ancora fatto nessun tipo di stanza per i prigionieri. Lo farò qua al piano superiore, appena finiscono tutto. Oh, qua c'è del ferro invece. Prendiamolo anche questo. Tanto continua a piovere. Vedo dei simboli brutti. Cosa sono questi simboli? Non sono accessibili perché? Ah, perché piove. Grazie, non c'è ancora il tetto. Non c'è il tetto perché? Perché stanno finendo di costruirlo. È un momento difficile questo, effettivamente. Se non finiscono di costruire... Vabbè, fate fuori un po' di altra legna che dovete muovervi, ragazzi. Su. Faccio tagliare anche questi alberi, visto che ce n'è urgenza di legna. Infatti, con la legna disponibile vanno a costruire subito, naturalmente. E voi direte, è ovvio, no? È certo che è ovvio, ma quando si gioca a certe cose non si fa caso, quando si guarda gli altri giocare invece è più facile. Due dormono, uno no, poverino. Poverino, è rimasto senza letto, Richard, dorme per terra. Poveretto, insieme al gatto. Anzi, forse il gatto è anche più comodo. Dove sta dormendo? Cos'è sta questo? Ah, le mosche sono queste. Dove si butteranno? Vediamo se ci sono zone. Stockpile. Ah, ecco che si possono fare. Questa è la discarica. Warfare. Ah, qui si possono mettere... Allora, qui si fa tutto. Qui la discarica, che a sto punto la possiamo fare. Non so bene dove. Adesso la facciamo. Adesso mi invento un posto. Tipo qua. Va bene. E qua invece è solo per i materiali di guerra. Quindi armi, eccetera, eccetera. Che anche qua... ha senso. Le armi le facciamo da questa parte. Dai ragazzi, costruite. Ok, il pavimento è completato. Manca manca un muro e poi il tetto. Bravo Dwight. Ah, guarda l'esperienza che guadagno ogni volta che costruisce qualcosa. Più 30 alla volta. Mica male. Facciamoci delle stanzette qui con dei letti come si devono qua. Un letto. Vediamo un po' come possiamo dividerle. Una stanza qua, una stanza qua, una stanza lì.
metto un attimo in pausa, così vediamo come gestire questa cosa. Potrei fare stanza da questa parte, tanto si sale di qui, qua possono esserci le porte e qui le stanze, potrebbe aver senso. Allora, qui una parete, potremmo fare così. Ok, tanto la scala sale e scende, va bene. Qui ci facciamo la stanza per il prigioniero, perché no? Ma prima dare priorità alle stanze per i nostri, quelli giusti, insomma. Facciamo una, vediamo se ha senso, una così e una così. Così vengono due stanze e un pezzettino, un po' piccola. Forse è il caso che a sto punto facciamo una stanza sola, li metto tutti e tre insieme e per il momento vi accontentate così, ragazzi. Direi che per il momento vi accontentate così, facciamo una divisione molto più spartana. Questa la leviamo, ok, e ci facciamo le porte. La porta normale, una porta di legnetti, no, facciamoci una porta vera. Girala, come la giro? Quella è così, che si apre da questo. No, ma la fate per forza dall'altra parte. Vabbè, allora fammela così, visto che decidi tu, fallo tu. Anche qui non me la decide lui come farla. Vabbè, mi dà l'illusione di poter scegliere e poi invece farà solo. E allora la facciamo da questa parte. Va bene. E ci mettiamo i letti finalmente. Tre letti, giralo ciccio, ok, uno così e uno così, perfetto. E poi un letto di qua per l'eventuale prigioniero, metti caso che arriva. Ok, ci siamo? Ci siamo. Vai, costruite tutto, ci mettiamo anche una torcia a parete però, che ho scoperto adesso che esiste. Ne mettiamo una di qua, non vedo l'orientamento però, aspetta che non vedo l'orientamento, una qua va bene e una di qua va bene. Finestre, cosa dite, mettiamo una finestra? Diciamo che mettiamo una finestra per i nostri amici, qua una finestra mi può piacere, al prigioniero no, al prigioniero nessun tipo di finestra, che poi io do per scontato che si possa fare sta roba del prigioniero, ma magari no. Manca legna e paglia. Facciamo che per sicurezza gliela faccio raccogliere, così ce l'hanno. E cosa è successo? Allora, non aspettate che leggo così. Oh! Abbiamo un nuovo arrivato! E allora, c'è un tizio che si chiama Quinnell, che dice che stava scappando da un gruppo di filosofi dell'ordine naturale e si sta praticamente trovando... si è liberato, ok... Gli diamo asilo? Ma assolutamente sì. Allora, in questo caso lo cacciamo e alcuni potrebbero non essere d'accordo. Qui invece decidiamo di aiutarlo. In questo caso abbiamo appunto una persona in più. Ah, e dobbiamo aspettarci un possibile attacco tra due giorni. Va bene, ci sto. Qui nel, tra l'altro l'unica donna del gruppo, perché gli altri sono tutti uomini, saranno contenti di avere una donna, direi. Quindi ci serve un letto in più, porca miseria. A sto punto non so se ha senso questa roba qua che ho fatto. Tanto vale... no, mi serve un letto in più adesso. Siamo già a corto di spazio. E niente, dovrò espandere la casa assolutamente. Dovrò espandere la casa e dovremo prepararci all'attacco, perché sicuramente arriveranno. Ma direi che questa è la missione per la prossima puntata, ragazzi. Interrompo l'episodio, sennò ovviamente diventa troppo lungo. Fatemi sapere attraverso il mi piace se volete che continui. Aspetto qui sotto i vostri commenti, naturalmente. Se vi iscrivete al canale mi fate felice e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.